Ci potranno mai essere dei veri e propri strumenti finanziari per il mondo del vino? Sicuramente ne esistono e si stanno sviluppando anche nel settore delle opzioni, oltre che nei futures, e sono molto utili proprio perché così i vinicoltori potranno gestire meglio il rischio e distribuirlo meglio. Molte aziende vinicole italiane sono di piccole dimensioni se comparate con quelle degli Stati Uniti e dell'Australia, che sono di dimensioni molto più grandi. Come possono fare i produttori italiani a contenere i costi pur rimanendo competitivi? Partendo dal presupposto che non sono un esperto nel settore della vinicoltura, ma che sono un consumatore di vini, posso però aggiungere che sicuramente l'utilizzo di strumenti derivati per poter coprire i rischi, come coperture, come hedging, può contribuire al fatto che i vinicoltori possano mantenere le loro dimensioni senza dover crescere necessariamente, ma allo stesso tempo gestire i rischi in modo tale da non doversi preoccupare delle incertezze che comunque ci sono sul mercato da quel punto di vista, ma focalizzarsi invece sulle loro competenze chiave, quindi poter scegliere il tipo di vite piuttosto che il tipo di barile, eccetera, che è quello che loro compete e su cui hanno un controllo rispetto ai rischi di mercato su cui non hanno controllo. E questo sicuramente gli permetterà non solo di focalizzarsi sul proprio settore, ma anche di mantenere una dimensione minima e avendo un controllo maggiore sui rischi e sui costi. Professor Merton, ci ha appena detto di essere un consumatore, un appassionato di vini. Ci può dire quali sono i suoi tre vini preferiti? Brunello di Monticino. I won't mention which vineyards, but I like Italian. I'm partial to Tianello. You see, I'm sticking with Italians. And then I have to confess that I like Margaux. But that was three.